splende il sole sullo stadio, terreno di gioco in condizioni perfette, davvero ideale per una grande sfida. Pierluigi Pardo e Stefano Nava pronti a raccontare le emozioni di un match dagli elevati contenuti tecnici e agonistici. Pier, sei pronto? Perché le loro giocate valgono da sole il prezzo del biglietto. Ecco l'undici titolare della formazione di casa. 4-5-1, piuttosto prudente, che ne dici Stefano? Un modulo sempre più utilizzato, vuoi per la sua versatilità e per la possibilità di cambiare facilmente. Possono passare in corsa a un 4-3-3 per esempio. Ecco come si schierano gli ospiti. Hanno deciso di schierarsi in campo col 4-5-1, ma con ispirazione offensiva, e gli esterni di centrocampo chiamati al doppio lavoro. Potrebbero essere proprio loro a fare la differenza oggi con il loro dinamismo. È tutto pronto, l'arbitro fischia il calcio d'inizio. La squadra di casa sembra voler soffocare le fonti di gioco avversarie con un pressing davvero asfissiante in questi primi minuti. Il tecnico evidentemente non si fida, vuole avere lui il possesso palla per poi gestirlo. Potrebbe essere una delle chiavi di lettura del match. Pallone riconquistato agli avversari. Continuano a far girare il pallone. Fanno girare molto bene il pallone, ottimo il possesso. Buono l'appoggio. C'è l'errore, perdono palla. Sigali. Dominguez. Avanza, palla al piede. Può servire un compagno. Schelotto. Dominguez. Rojas. Che chance clamorosa. E c'è il gol. Palla in rete. Gol annullato, ma di fatto l'arbitro aveva già fermato l'azione per la segnalazione dell'assistente. Il giocatore non deve essersi accorto del fischio e ha proseguito l'azione. Il replay ci mostra l'azione del gol annullato. Che ne dici? A velocità normale, Pier. Sembrava di sì, ma rivedendolo sono d'accordo con la chiamata dell'assistente. Muovono il pallone senza fretta, aspettare il momento giusto. La dà indietro al compagno. Vediamo cosa inventa ora. Legge bene la traiettoria qui.
Rojas a metri per andare. 1-0, il gol che apre le marcature. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata, bravo. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Occhio all'uno contro uno. Occhio, cerca l'area di rigore. Palla gol questa. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare, ora per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro. Anche perché oltre a tentare di segnare, devono fare attenzione a non subirne altri. Impresa non facile per quanto si è visto finora. Replay che evidenzia l'intelligente palla filtrante a tagliare la difesa nell'azione del gol. Ha finalizzato alla perfezione un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Buon possesso di palla. Buono qui l'intervento del difensore. Occhio al pressing. Va con il possesso palla. Grande intervento del difensore. Lettura perfetta e palla recuperata. Dominguez. Bravo qui a smarcarsi. C'è il recupero del pallone. Ci sono metri per andare. La mette sulla corsa del compagno. Tocco intelligente. Hanno chiuso nel migliore dei modi una ripartenza da manuale. Veloce, rapido, letale. Contropiede perfetto. Efficace qui il lancio profondo a scavalcare il difensore. Possiamo apprezzarlo meglio con queste immagini. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata, bravo. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Sigali. Rojas. Cercano col tiki-taka il momento giusto. Dominguez. Buona rete di passaggi. Dominguez. È in buona posizione. Dominguez. Rojas. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. L'arbitro ha concesso un solo minuto di recupero.
e si chiudono qui i primi 45 minuti di gioco, 2-1 il punteggio. Una buona prima frazione di gioco che l'ho visto protagonista. Risultato che fa passare in secondo piano la sua prestazione fin qui. Stanno perdendo nonostante il suo gol. È tutto pronto, l'arbitro fischia il calcio d'inizio. Rojas. Rojas. A metri per andare. 1-0, il gol che apre le marcature. Occhio, cerca l'area di rigore. Palla gol questa. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare, una per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa. La mette sulla corsa del compagno. Tocco intelligente. Hanno chiuso nel migliore dei modi una ripartenza da manuale. Veloce, rapido, letale. Contropiede perfetto. Comincia ora il secondo tempo. Possesso palla per gli avversari. Orban. Mena. Si limitano a far girare palla nella propria metà campo. E fin qui il gioco funziona. Arretra per ricevere palla. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Attenzione perché è pericoloso. Non può fallire, attenzione. Ma che gol ha fatto! Non ci ha pensato due volte, ha fulminato alla grande il portiere. Da vedere e rivedere il giro palla prolungato. Fitta ragnatela di passaggi che ha portato al gol. È scaturita una conclusione al volo secca, precisa. Con la palla in gol. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Pallone invitante. Guadagna metri. Opportunità! Un intervento che vale come un gol. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto di come sono schierati in campo i suoi uomini, Pier. Occhio al tocco preciso per servire il compagno. Ha avuto forse troppa fretta ed è finito in fuorigioco. C'è il fischio del direttore di gara che interrompe una potenziale occasione da gol. Posizione di offside al limite, ma credo si trovasse oltre l'ultimo difensore. Sostituzione in arrivo. Si affidano una fitta rete di passaggi. Ha l'occasione per restare in partita. Gol che riporta incertezza sul risultato della gara.
alto. Gol che ci viene mostrato da altra angolazione. A 2, partita molto spettacolare. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. Tocco impreciso, pallone recuperato. Pallone perso. Rojas. Manovrano elegantemente con questa serie di passaggi. L'antissimo del portiere, decisivo qui. Recupera la palla e fa ripartire i suoi. C'è l'errore, perdono palla. Condizione interessante. Scambia col compagno. Cercano di aprire la difesa avversaria. Lo vede? Grande recupero in area. Rojas. Un'altra bella trama, una fitta rete di passaggi perfetti, la manuale. Sì, Pier, la squadra sta interpretando bene, molto bene la partita di oggi. Interviene sul pallone, non c'è fallo. Viene pressato. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Varagna metri. Buona circolazione palla. Altro tentativo. Aspetta il momento giusto. Buona l'idea qui. E c'è il gol! Palla in rete! Replay che ci mostra l'azione del gol giunto al termine di una fitta rete di passaggi. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata, bravo. Risultato adesso sul 4-2. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. Sì, c'è bisogno di energia, di forze fresche. Credo sia il momento giusto questo. Fanno girare palla in attesa del momento giusto. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Azione che si fa interessante. 1-2 col compagno. Ha spazio per andare? Grossa ingenuità qui, concedono una punizione pericolosa.
Può cercare direttamente la porta da lì. Ecco il momento della sostituzione. Punizione che non è uscita di molto. Esecuzione quasi perfetta, palla che non si è abbassata a sufficienza per terminare la propria corsa in fondo alla rete. Il quarto uomo indica 3 minuti di recupero. Era quello che si aspettavano tutti qui a bordo campo, Pier. Mena. Dominguez. Kvitanic. Buon pallone filtrante. Può segnare da lì. E il pallone in rete per il Racing. Tifosi scatenati per questo gol. Sembra quasi che se lo aspettassero. Splendido il suggerimento in verticale in occasione del gol, come evidenziato da queste immagini. Situazione di 2 contro 1 che ha poi permesso di infilare il portiere. È lasciato solo nella circostanza. C'è il segnale di chiusura, 3 punti importanti davanti al proprio pubblico. E questa è una vittoria netta, eh? Al di là del risultato, hanno approcciato la partita con l'atteggiamento e lo spirito giusti, conquistando un successo che non è mai stato davvero in discussione. Una partita di grande sostanza, la sua di oggi, può uscire dal campo certamente soddisfatto. Il gol è stato il giusto premio per una prestazione decisamente positiva. Può essere soddisfatto della sua prova, oltre che del risultato. Gonfio. Rocas. A metri per andare. 1-0, il gol che apre le marcature. Occhio, cerca l'area di rigore. Palla gol questa. Vantaggio che comincia a farsi importante. 2 gol da recuperare, una per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa. La mette sulla corsa del compagno. Tocco intelligente. Hanno chiuso nel migliore dei modi una ripartenza da manuale. Veloce, rapido, letale, il contropiede perfetto. Attenzione perché è pericoloso. Non può fallire, attenzione. Ma che gol ha fatto! Non ci ha pensato 2 volte, ha fulminato alla grande il portiere. Si affidano una fitta rete di passaggi. Gol che riporta incertezza sul risultato della gara. Aspetta il momento giusto. E c'è il gol! Palla in rete! Buon pallone filtrante. Può segnare da lì. E il pallone in rete per il Racing. Tifosi scatenati per questo gol. Sembra quasi che se lo aspettassero.